Giustizia è fatta, il parco del Fuenti è stato dissequestrato, assolti con formula piena perché il fatto non sussiste tutti gli imputati nel processo iniziato il 30 settembre 2010, quando la Guardia di Finanza pone i sigilli all'area interessata da interventi di riqualificazione per la realizzazione di un parco. La sentenza del Collegio del Tribunale di Salerno, presieduto da Eva Troiano, mette fine ad una vicenda amara per i proprietari che dura ormai da 46 anni, quando nasce la Amalfitana Hotel, la struttura meglio nota come Ecomostro del Fuenti, che verrà poi abbattuta. La pronuncia del Tribunale esclude, senza se e senza ma, i capi di imputazione formulati dalla Procura dopo le indagini svolte dalla sezione navale della Guardia di Finanza di Salerno, comandata dal maggiore Alessandro Furnò. Non ci furono dunque abuso d'ufficio e falso ideologico, ma soprattutto non ci fu lottizzazione abusiva, smentendo tutti coloro che in questi anni parlarono di gigantesca speculazione edilizia per la realizzazione di un complesso turistico che, a detta del Furnò, prevedeva ben 100 appartamenti. La riqualificazione invece è legittima ed è a norma di legge. Il Tribunale ha riconosciuto la validità della conferenza di servizi, nella quale ben 24 enti, istituzioni pubbliche, tra i quali i Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, l'Ente Parco e le associazioni ambientaliste del WWF, Italia Nostra e Lega Ambiente, diedero parere favorevole al nuovo progetto di restauro di quel tratto di costa. Una sentenza giusta in tempi giusti, ha commentato l'avvocato Federico Conte, legale dell'architetto Maria Teresa Mazzitelli. Un processo giusto che si è svolto in una dialettica con il PM ispirata a principi di lealtà e competenza. Una sentenza, ha aggiunto il penalista, che restituisce dignità ad un intervento di restauro del paesaggio di particolare pregio architettonico ed ambientale, fortemente voluto dalla famiglia Mazzitelli, intervento che pone rimedio allo scempio naturalistico causato dalla demolizione del Amalfitana Hotel. Li fa eco l'architetto Mazzitelli. Ringrazio il mio avvocato, i consulenti tecnici, ingegneri Marco Deligio e Francesco Forte e il mio staff tutto, che mi hanno sostenuto in questi anni difficili e che non mi hanno fatto perdere mai, con il loro sostegno, la speranza nella giustizia. Dopo anni di battaglie giudiziarie si chiude una pagina dolorosa per la famiglia Mazzitelli, soprattutto dal punto di vista affettivo. Il parco rappresenta il riscatto dopo anni di dure e difficili battaglie. Ora quel tratto di costa tra Vietri sul Mare e Cetara potrà tornare a splendere. La spiaggia sarà già fruibile tra poche settimane e, terminato il restyling sulle ceneri dell'Amalfitana Hotel, sorgerà una tra le eccellenze del sistema turistico ricettivo della costiera amalfitana, bene patrimonio dell'UNESCO.